Buonasera. Dopo la bella presentazione di qualche settimana fa fatta da Rosaria Nesta nel suo salotto, oggi parte la prima puntata della rubrica annunciata Volti e storie di passione sociale, in cui vi presenteremo via via persone, storie, volti di chi ha impiegato la sua vita o buona parte della sua vita nell'amore per la cura dell'altro e nella passione per il bene comune. Il volto e la storia che vi presento oggi è quello della dottoressa Antonella Olivo, che è la coordinatrice del servizio di logopedia della Fondazione Istituto Antoniano di Napoli. La storia della fondazione ha più di 60 anni, la dottoressa Olivo decisamente meno. La Fondazione Antoniano nasce nel 1958 con lo scopo di prendersi cura e offrire formazione agli orfani di guerra. Da quel momento in poi ha allargato i suoi orizzonti, ha allargato i suoi ambiti di intervento e poi vedremo a un certo punto fino a che punto. Io chiederei alla dottoressa Olivo di dirci qualcosa di più su questo. Prima di tutto, buonasera. Allora, parlare della storia della fondazione potrebbe essere molto complesso se volessimo veramente ripercorrerne le tappe nelle varie forme che ha assunto nel tempo. Sicuramente un momento fondamentale è stato nel 2005 il riconoscimento per l'appunto di un istituto che è nato per i fini che ha descritto come fondazione, un riconoscimento che è arrivato per i meriti nell'attività che svolgeva nell'assistenza, nella formazione, nella riabilitazione soprattutto di persone con disabilità, in particolare in età evolutiva. E anche questo proprio per la storia dell'evoluzione dell'organizzazione del sistema sanitario nazionale ha assunto poi nel tempo forme diverse. Quello che però è rimasto sempre stabile è stata la fedeltà alla mission, che è tuttora quella che è stata inserita nello statuto dal fondatore dell'istituto originario, un frate francescano, padre Ferdinando Brachini. E la mission è sostanzialmente quella di offrire un'assistenza il più possibile di qualità alle persone con disabilità o in condizioni di disagio sociale. Quella di creare rete con il territorio, e qui comincia a venire fuori anche il volto sociale, meno sanitario, di creare rete con il territorio perché le competenze, le capacità che i bambini vanno via via sviluppando possano esprimersi all'interno di contesti adeguati e sicuramente nella mission della formazione del personale, perché se uno vuole offrire la migliore qualità possibile alle persone in condizioni di difficoltà, questo è possibile farlo solo attraverso personale qualificato. A fianco a questo c'è proprio l'accoglienza di persone in difficoltà o in una situazione di disagio temporaneo. E se penso ai nostri giorni, penso sicuramente ai migranti e alle persone che scappano da contesti di guerra più o meno noti dal punto, diciamo, su un piano mediatico. Queste attività sono, diciamo, portate avanti attraverso una serie di strutture. Questi fini sono perseguiti attraverso una serie di strutture e di attività che vanno dalla sede degli ambulatori di riabilitazione ad una casa famiglia per l'accoglienza dei soggetti con disabilità, alle case di accoglienza per giovani migranti. E quindi, diciamo, in qualche maniera si è costruita una realtà sul territorio, in particolare sul territorio di Portici ed Ercolano, dov'è, diciamo, la sede principale della fondazione,
che finisce per essere una sorta di punto di riferimento per operatori e famiglie per quanto riguarda il socio educativo e il socio sanitario. Questo è il contesto in cui si muove la professionalità della dottoressa Olivo, che ricordo è una logopedista. Io vado un po' più a fondo, dato il mio mestiere, e mi piacerebbe conoscere e condividere con chi ci ascolta le motivazioni di quando lei ha mosso i primi passi nella professione di logopedista. Allora, è difficile parlare di motivazioni, nel senso che per quante motivazioni razionali io possa cercare, alla fine, pure facendo una lista lunghissima, non sarebbero sufficienti a motivare la scelta di un certo tipo di professione e soprattutto di un certo modo di approcciare a questa professione. Sappiamo che i logopedisti si occupano di cose molto diverse, c'è chi si occupa di professionisti del canto, chi no? Di forma della voce degli attori, insomma, sicuramente la logopedia è una professione che ha molte diverse declinazioni. La mia è stata una scelta precisa, cioè di fare la logopedista e di farlo in favore di bambini con disabilità dell'età evolutiva. E questa è una passione. E questa è una passione, perciò dicevo è difficile trovare delle motivazioni. Una passione è come un innamoramento. Oggi io direi è come un amore, perché dura da 35 anni. L'innamoramento forse è stato quando ho scelto di fare il corso di logopedia, ho scelto a cosa orientare la professione. Oggi io sento che questa passione è tuttora presente, mi accompagna, spero che mi continui ad accompagnare con l'emozione che ha contraddistinto questi anni. E non è come devo dire, non è qualcosa che è emerso dal nulla, è comunque la continuità di un'adolescenza passata nella 167 a fare il doposcuola ai bambini in difficoltà, piuttosto che nel lavoro all'epoca assolutamente a specifico pomeridiano con i bambini disabili per i quali diciamo che non c'erano così tanti servizi negli anni, no, a cui stiamo facendo riferimento. E quindi mi dispiace, motivazioni altre non sono capace di trovarne. Beh, una passione che nasce in adolescenza in maniera più indefinita, che parte dall'innamoramento in un percorso di amore. E allora in questo percorso quali sfide lei ricorda di aver affrontato? Quali sfide affronta oggi in contesti rispetto alla 167 di allora in cui lei oggi si muove, che sono diversi, migliori, peggiori? Ci racconti. Allora, se penso agli inizi, una sfida sicuramente è stata quella di far comprendere alle persone, anche a me più vicine, un certo tipo di scelta. Diciamo che non era quello che le persone che erano intorno a me si aspettavano da me, fino a che era un, fra virgolette, hobby, un'attività parallela, adolescenziale. Tutto andava A bene. che era destinata invece della logopedia? Ad una laurea in matematica o in fisica? Devo dire che, per carità di Dio, la materia in sé mi piace anche molto, nonostante faccia apparentemente una professione molto legata all'aspetto umano, io e i numeri siamo serenamente amici. Però li considero un mezzo, non un fine. E quindi non era proprio lì che volevo andare. E questo all'inizio è stato molto difficile da spiegare a chi insomma, mi era più vicino. Non è stato accettato in maniera facile e è stata veramente una sfida perché avveniva in età in cui non sei così
solido. Diciamo che quella che io consideravo una passione, gli altri quasi la vedevano come un vizio, no? Un difetto di fabbrica, quello di doversi occupare, no? Dell'altro. Dell'altro e di un altro ferito. Sì. E quindi la passione per la ferita dell'altro o nostra. Può essere considerata un vizio patologico, e invece noi stiamo parlando qui di un percorso di amore appassionato. Assolutamente. No? È come un amore per il quale lei ha lanciato una sfida alle sue origini, andando verso un futuro di cui non sapeva niente. Assolutamente no, è una professione che è cambiata tantissimo in questi anni, è partita da una dimensione veramente assolutamente empirica, lavoravamo con le mani e basta. Oggi possiamo dire, dopo 35 anni, che abbiamo dei riferimenti, dei modelli teorici all'interno dei quali ci muoviamo. Addirittura esiste una laurea specialistica in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione. La parola scienza era quanto di più lontano si potesse nominare quando io ho intrapreso il percorso. Oggi la logopedia è una laurea, all'epoca era una scuola a fini speciali, e anche questo faceva sì che, diciamo, si attivassero un po' di resistenze, no? Rispetto al tuo percorso, a come gli altri ti avrebbero visto, a cosa avrebbero pensato di te e a perché farlo, se in realtà hai i mezzi, diciamo, hai le capacità, le risorse personali, ma hai anche una famiglia che può sostenerti in un percorso diverso. Prima di passare al futuro, ce la racconta brevemente la storia di un paziente? Oh, uno che le viene in mente adesso. Allora, facciamo così. Mi viene in mente la prima cosa che mi è venuta, sì, è un paziente che ha a che fare con qualcosa che diventerà futuro. È un'esperienza di un annetto fa. Ed è la storia di un bimbo e di una mamma in un contesto estremamente svantaggiato, di un bimbo nato con una disabilità dello sviluppo che gli impediva di attaccarsi al seno e di essere nutrito normalmente. E mi viene di raccontare questa perché è proprio da logopedista, come devo dire. E dopo una settimana di stimolazioni al cavo orale, dopo aver cercato il corretto posizionamento perché il bambino, diciamo, non rischiasse il soffocamento, aver fatto una serie di prove insieme alla mamma, a un certo punto sento che ho il dito in bocca al bambino e comincio a sentire un'aspirazione, no? E allora a quel punto mi bagno il dito con il latte della mamma e il bambino comincia a succhiare e niente, mi sono posizionata alle spalle della mamma, abbiamo trovato una postura così e lo abbiamo attaccato al suo seno, e questo bimbo che non riusciva a crescere e a 18 mesi sembrava ne avesse 4, forse 5, oggi non è un bimbo come ci aspetteremmo per la sua età, ma è un bimbo che è uscito fuori dal rischio di malnutrizione, e credo che sia stata una delle esperienze più forti. Grazie, perché siamo entrati nello studio della logopedista e anche oltre il volto, nella mente e nel cuore di questa dottoressa. Una storia di malnutrizione, in questo caso individuale, della coppia madre-bambino, che diventa poi possibilità di nutrimento e di crescita, e le storie di passione sociale sono storie di malnutrizione che si rivolgono alla crescita.
E questa la dottoressa Oliva ce l'ha raccontato con molta emozione, però quindi la storia, il volto ve l'abbiamo presentato, la storia ve l'abbiamo raccontata, però nel mio lavoro con i bambini io sono abituata a sentirmi dire dopo il racconto di una storia, sì, bello, e poi? E io a questo punto la domanda la rivolgo alla dottoressa Olivo, con la stessa appassionata innocenza dei bambini che noi speriamo di mantenere per sempre, per tutta la vita. Dottoressa Olivo, e poi? E poi è qualcosa che in realtà è già presente e che spero possa crescere nel miglior modo possibile e realizzarsi. Da alcuni anni gli orizzonti della mission della fondazione in cui lavoro, ma mi viene quasi di dire in cui appartengo, in cui la mia passione ha trovato forma, no? Con il desiderio di fermarsi, ho fatto uno slalom in varie situazioni lavorative perché sentivo che non rispondevano, no? Pienamente. Io ho avuto la fortuna di poterlo fare. Io ho la fortuna di essere oggi in un posto in cui questa passione trova riscontro e possibilità di esprimersi. E sicuramente l'opportunità più grande l'ho avuta quando improvvisamente il dottore Scucci Marra, il direttore sanitario della fondazione, ma anche l'anima del progetto che sto per presentarvi, e ve lo presento così, improvvisamente mi chiede: ci verresti in Ruanda? E poi? E poi? E poi, prima di tutto, su due piedi ho risposto sì. E questa è stata la cosa più divertente della mia vita, perché uno risponde sì ad una domanda così senza chiedere nemmeno ma come, per fare cosa, quando. No? Perché tutte le domande sono arrivate dopo, okay? E ci sono ancora tante. Dal 2016 la fondazione è attiva in Ruanda con un progetto di cooperazione internazionale e con l'obiettivo di dare formazione e supporto agli operatori locali in un centro di salute per poter affrontare la tematica della disabilità dello sviluppo. In Ruanda i servizi per disabili sono praticamente nulli, è un paese dove le problematiche sono ben altre, la sanità si sta organizzando, le emergenze non sono immediatamente queste. Dare supporto significa fare una serie di azioni di formazione, di supporto a distanza. Ogni settimana ci colleghiamo con il personale locale e seguiamo le loro attività e diamo indicazione. Supporto significa che siamo riusciti a realizzare, ad ottenere la possibilità di costruire lì un centro di riabilitazione, qualcosa che proprio, diciamo, non esiste. È una cosa che per me è una sfida enorme. La prima cosa che mi viene da dire, la parola logopedista in lingua ruandese non c'è. È una storia sul futuro, una storia bellissima che soddisfa la nostra curiosità di ieri e di oggi, che ci affianca in una dimensione di passione sociale oltre i confini. Io concluderei con questo occhio oltre i confini, oltre il futuro, una storia che avrà un poi, certamente, facendo tantissimi auguri alla dottoressa Olivo, al professor Scucci Marra, alla Fondazione Antoniana e al suo progetto di lavoro, sperando di averla qui ancora in ritorno dal Ruanda perché ci racconti la storia di un altro bimbo e poi andremo avanti. Siamo in Grazie. partenza, partiamo il 19 per essere nuovamente sul territorio e niente, accolgo gli auguri e ricambio Noi con una l'aspettiamo cosa qui. così. Dottoressa Parisi, questo è per lei. Ah, la facciamo Quella vedere. parola strana che è scritta lì, Isere Mnana,
tecnicamente si traduce una speranza per i bambini ed è Grazie, il nome del dottoressa, progetto. grazie a tutti, buonasera.